Zuppa di verdura con le cipolle cotte, come lo faceva Lala. L'aglio e le zucchine, che buone che sono, come lo faceva Lala. Ma Lala non c'è più, si è fidanzata ormai. Col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì. I pomodori secchi che faceva Lala li faccio molto meglio io. Il cotechino fresco bacinato fino fino, come lo faceva Lala. Ma Lala non c'è più. Si è fidanzata ormai, col figlio di Pirodi, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. Carissimi Urgufan, salve! Oggi abbiamo un piatto speciale, un piatto specialissimo, che quando nel 1945, che io ero una bambina povera, che non avevamo niente da mangiare, che mio babbo, poverino, era in guerra, e tutti erano in guerra e c'era la fame, che eravamo lì affamati. Facevamo questi gnocchetti sardi fatti in casa, che erano gli gnocchetti al funghetto. Gli gnocchetti al funghetto, che erano molto buoni. Buoni, ma talmente buoni che non capivi se erano buoni o se no perché avevi tanto appetito da non capire quella che era la fame o l'appetito intero. Capito, signori miei? Questo è il discorso. E noi oggi prepariamo questa melanzana, questi gnocchetti sardi al funghetto. Gli ingredienti di oggi sono melanzana, cipolla, aglio, un po' di prezzemolo, gli gnocchetti sardi e un po' di pomodoro. Ricordatevi questa cosa qua. Ripeto, allora, melanzana, cipolla, aglio a piacere, il prezzemolo e un po' di pomodoro. Va bene? Oh. Allora io intanto sto tagliando le melanzane, vedete? Le melanzane io le taglio a pezzettini. Eccolo qua, vedete? Che belle le melanzane tagliate a pezzettini. Comincio a metterle nella casserolina, così. Guardate. E metto tutto quanto a crudo. Vedete? Guarda che bella la melanziana. Eh sì. Molto bella la melanzana. Ma non c'è più. Si è fidanzata ormai. Col figlio di Pio ci si è agganciata e resta lì. I pomodori secchi che faceva Lalla li faccio molto meglio io. L'aglio e le zucchine che buone che sono, come le faceva Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai. Col figlio di Pio ci si è agganciata e resta lì. Si è agganciata e resta lì. Ecco qua, guardate. Ancora l'aglio, che per sbucciarlo faccio così. E poi faccio così ancora. Guardate, lo vedete come è già pulito? Lo vedete che è sparito? Eccolo qua. Guarda che bello. L'aglio è già pronto. Si prende, si mette subito. Il prezzemolo va messo a fine cottura, d'accordo? Mettiamo l'olio. L'olio, eccolo qua. Basta così. Un pizzico di sale. Non troppo, perché poi ne avrà anche un po' l'acqua. Allora, intanto voglio ringraziarvi per tutti i cuoricini che state mandando, per i bacini, per le nuvolette, insomma, per tutte queste cose che ci mandate, grazie. E come vi stavo dicendo, questo qui era un piatto povero, in tempo di guerra c'era una fame, anzi, due, tre fame c'era. Pomodoro, allora, mettiamo un po' di pomodoro, tutto quanto a crudo, vedete? Non troppo il pomodoro, diciamo, a piacere, se siete due persone, mettere 4-5 cucchiai, così, ecco qua. Ecco, questo è il pomodoro, che mettiamo qua da una parte, che l'abbiamo già usato, ecco qua. E poi stiamo intanto iniziando a soffriggere questa cosa bella, guardate, che prende il profumo delle cipolle, la,
il peperone, che rimane come se fosse un fungo. Questi sono tutti ingredienti del contadino, chilometri zero. Noi possiamo mettere anche, che cosa ne so, anche un peperone, però è meglio se oggi facciamo proprio al funghetto, perché aveva questo sapore particolare di fungo, come se fosse un fungo molto buono, perché l'aglio gli dà quella spezia, eh? Adesso noi questo lo facciamo soffriggere bene, aumentiamo anche un pochettino il fuoco, così soffrigge, ecco qua. Abbiamo l'acqua che sta già bollendo, eccola là, l'acqua sta bollendo. Intanto metto anche nell'acqua, metto gli gnocchetti a cuocere, eccolo qua. Metto gli gnocchetti a cuocere, così vanno a bollire, che mentre io chiacchiero con voi, perché Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai, col figlio di Spilordi si è agganciata e resta lì, e resterà lì. Ve lo posso garantire. E tornando al discorso della guerra nel 45, mamma mia, nel 44 c'era una fame e la pentola cuoceva nel fuoco. Mi ricordo che mio zio aveva preso la pentola dopo che era cotto tutto quanto per mangiarlo in fretta. Cosa ha fatto? Ha preso un po' di neve che c'era fuori, l'ha ammucchiata e ci ha messo la pentola sopra per raffreddare, per mangiarla prima. Però cosa è successo? La pentola era di terracotta, che come ha sentito il ghiaccio, puh, si è spaccata e non abbiamo mangiato niente la notte. Tutto mischiato col ghiaccio, una porcheria, non potevamo mangiare. E chi piangeva da una parte, chi piangeva dall'altra. C'era una zia, ha detto: no, io oggi non ho neanche tempo di piangere, sono disperata, vado a chiedere ai vicini se mi danno un po' di minestrone o qualche cosa. Vedete come sta prendendo anche il colore, vedete? Guardate che carina questa cosa. Questa si chiama, eh? Gnocchetti al funghetto, guardate che bello, guarda. Allora ricordatevi che sempre la base è fatta alla caffonara, perché allora non c'erano molti recipienti e quindi si cucinava in un certo modo, era tutto ristretto e si aggiungeva sempre un po' d'acqua. Ecco, l'acqua sempre della cottura, degli gnocchetti che stanno cuocendo, viene aggiunta un po' d'acqua, così bello, eh? E si gira. E girava, e girava, e girava la melanzana al funghetto. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai, col figlio di Pilordi si è agganciata e resta lì. Ecco qua, continuano a cuocere, guardate. Intanto abbiamo preparato il prezzemolo e cominciamo a tagliarlo piccolino. E cosa volevo dire? Voglio ringraziare tutti quelli che mi mandano le ricette, che bravi! Bisogna applicarsi, uomini e donne, a cucinare a casa. Dovete collaborare in famiglia, si cucina un po' di tutto. Cucinano gli uomini e cucinano le donne. Insegnate ai bambini a cucinare, che sono bravi i bambini a cucinare. Che poi quando voi dovete andare a lavorare, i bambini possono cucinarsi anche loro un piatto che voi gli avete insegnato. Guardate, questo qui è il prezzemolo che viene messo poi a fine cottura. Qui siamo quasi pronti, vedete? Guardate che cosa bella. Adesso io cosa faccio? Vado ad aggiungere la pasta. Vado ad aggiungere la pasta. Eccola qua, la pasta, gli gnocchetti, eccoli. Vedete? La base è sempre la caponara di nonna Peppa, perché ve lo stavo dicendo prima, non c'erano molti recipienti allora, i recipienti erano pochi. E quindi usavamo poche pentole e aggiungevamo acqua e sughi, eccetera, eccetera. Devo aggiungere ancora un po' d'acqua perché ne manca qui, vedete? Vedete qua? E questo intanto prende sapore.
si cucina tutto insieme, guardate la bellezza, guardate. C'ha questo profumo di fungo, e invece è una fregatura, è la melanzana. Ma Lala non c'è più, si è fidanzata ormai. Col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì. Ma Lala non c'è più, si è fidanzata ormai. Col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì. Si è agganciata e resta lì. Allora, come vedete, il pranzo è pronto. Una gelatina, gli aggiungiamo semplicemente il segreto, che è l'origano. Un pizzico di origano che gli dà quel profumino particolare. Eccolo qua. Spegniamo. Spegniamo perché non lo spegniamo? Ah, vi volevo ricordare i formaggi grattugiati, non teneteli in frigorifero, li dovete tenere in una bustina apposita dentro il freezer, che non vi impunzolentisce il frigorifero. E quando lo usate, lo tirate fuori 5 minuti prima ed è pronto. Guardate, guardate che roba. E gli aggiungiamo esattamente il prezzemolo. Eccolo qua. Guardate bello! Ma Lala non c'è più! Si è fidanzata ormai! Col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì! A tavola! Andiamo tutti a tavola! Guardate, lo vedete? È sempre fresco il pecorino perché è conservato bene nel freezer. Guardate che cosa bella, guarda, e ne aggiungo la quantità che a me può bastare. Ecco qua, vedete? Oh, je pago questa cosa, signori miei, fatelo anche a Sydney, in Australia, fatelo dappertutto, procuratevi il pecorino. Guardate che cosa bella, guardate. Ai, che cosa bella. Signori miei, questo io lo mangerei anche con la mancina, con la mano mancina. Mi Non ve lo dico. Non ve lo dico. È una cosa veramente incredibile. Dagli le zucchine, che buone che sono, come lo faceva Lala. Ma Lala non c'è più. Si è fidanzato ormai, cin cin. Un buon bicchiere di vino. Un abbraccio a tutti quelli che ci hanno guardato, che ci stanno guardando, che ci stanno salutando, che ci stanno mandando i cuoricini stretti, stretti al cuore. Ma Lala non c'è più. Si è fidanzato ormai. Col figlio di Pirodi si è agganciato e resta lì. Si è agganciato e resta lì.